Mi occupo di disturbi ansiosi e di attacchi di panico, prevalentemente nel mio setting di consulenza come psicologo da quasi 30 anni. E posso dire di aver aiutato centinaia e centinaia di persone a liberarsi definitivamente dal disturbo d'attacchi di panico e a ridurre in modo considerevole tutte le forme di ansia più acuta o generalizzata. In realtà non può esistere ansia e angoscia senza un blocco respiratorio. La parola angoscia deriva appunto dal latino angere, che vuol dire essere bloccati, stretti, costretti. E la prima costrizione è quella che il nostro cuore e i nostri polmoni hanno in una muscolatura respiratoria bloccata dall'ansia e dalla paura. Per cui sicuramente la terapia del panico e dell'ansia attraverso le tecniche di respirazione è una via maestra di risoluzione. Ma io lavoro in un'ottica integrata e quindi abbino tecniche di respirazione, tecniche di movimento, tecniche di rilassamento a un lavoro psicologico mirato sulle cause che avrete modo di conoscere e di approfondire sia nelle conferenze che ho presentato su Aspera, sia attraverso due ebook specifici che si titolano La paura fa spavento, in cui parlo della mia terapia, dello studio dell'origine del panico e dell'ansia e degli strumenti naturali per poterci intervenire, lavorando sul cibo, sul respiro, sulle tecniche di rilassamento, sul pensiero, sulle nostre emozioni. E quindi esiste proprio un protocollo di lavoro specifico che si può usare. La prima cosa da comprendere è che sì, non esistono bacchette magiche. L'attacco d'ansia e l'attacco di panico si strutturano in una personalità sul piano organico stressata, il cui sistema nervoso è teso, è sotto pressione, in una struttura caratteriale, tendenze alla paura, all'ansia, alla preoccupazione, in diverse forme, in una struttura, diciamo, energetica o sovraccarica o esaurita, per cui parleremo di ansia da eccesso di tensione di energia e ansia da difetto di energia, cioè un'ansia più vicina agli aspetti ansioso-depressivi. E per ognuna di queste ci possono essere tutta una serie di tecniche da poter usare. Non c'è la tecnicuccia, la bacchetta magica, c'è un processo di comprensione da fare, ma già imparare a respirare in maniera completa. Seguendo magari quei video che avete a disposizione su Aspera, dove insegniamo a fare dei test respiratori, insegniamo la respirazione completa, insegniamo a sbloccare le tensioni nell'area dei polmoni, del torace e del diaframma, può aiutare ad essere meno stressati. Poi ci sono tutta una serie di tecniche specifiche che vanno praticate ed utilizzate.